Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a questa edizione serale di Prima TG. Oggi è il giorno del ricordo della tragedia di tutte le vittime delle foibe, prevista la celebrazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i Presidenti della Camera Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l'esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale, dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate sono iscritte con segno indelebile. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del giorno del ricordo, afferma: «I crimini contro l'umanità scatenati in quel conflitto, afferma, non si esaurirono con la liberazione del nazifascismo, ma proseguirono nella persecuzione e nelle violenze, perpetrate da un altro regime autoritario, quello comunista. L'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. Anche il Parlamento europeo ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime delle foibe. Lo ha annunciato il presidente dell'Eurocamera, David Sassoli, aprendo la sessione odierna. In occasione del giorno del ricordo che si celebra oggi, vorrei ricordare la memoria degli italiani, di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo delle loro terre dagli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, ha detto Sassoli. Quello che è successo per molti anni è stato ignorato o addirittura negato. Ci impone l'obbligo di tenere viva la memoria, ha aggiunto. Chi come noi difende i valori di pace, di giustizia e libertà ha il dovere di rendere onore alle vittime di questa tragedia. La costruzione dell'Europa non è solo una straordinaria risposta politica a quelle persecuzioni, ma è anche uno dei motori fondamentali del processo di integrazione tra paesi democratici. Arriva in ritardo il consueto bollettino dei casi Covid in Italia nella giornata di ieri, 9 febbraio, dal Ministero della Salute. Sono 10.630 i nuovi casi e 422 i decessi nelle ultime 24 ore, 139 invece i nuovi ingressi in terapia intensiva e 2.143 il totale dei ricoverati. Gli attualmente positivi sono 419.604 per un totale di tamponi processati nelle ultime 24 ore di 274.263, mentre il tasso di positività scende al 3,9%. Per quanto riguarda invece il bollettino di aggiornamento Covid in Campania nella giornata di ieri, divulgato dall'unità di crisi regionale, i nuovi casi registrati sono 1.274, di cui 161 identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.061 e sintomatici 52. I tamponi del giorno sono stati 13.619 per un totale positivi 234.596. I deceduti sono 24, dei quali 13 nelle ultime 48 ore e 11 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di deceduti 3.928. I guariti sono 1.625. Report posti letto su base regionale invece è di 165.335. I posti di terapia intensiva disponibili sono 656, mentre i posti letto di terapia intensiva occupati sono 112. Seguono i posti letto di degenza disponibili, che sono 3.160, e i posti letto di degenza occupati restano invece 1.540. La campagna vaccinale in Italia darà la priorità ai soggetti estremamente vulnerabili con particolari patologie, indipendentemente dall'età e in base all'aggiornamento del Piano Nazionale Vaccini SARS-CoV-2, inclusi pazienti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie e condizioni neurologiche ed altre disabilità, come il diabete e endocrinopatie severe, come fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e celebrovascolari. Seguiranno le patologie oncologiche, la sindrome di Down, il trapianto di organo solido e la grave obesità. Seguiranno poi le persone tra 75 e 79 anni, poi quelle tra 70 e 74. Seguiranno inoltre persone con particolare rischio clinico da 16 a 69 anni e quindi le persone tra 55 e 69 anni senza condizioni critiche che però aumentano il rischio clinico. E le persone tra i 18 e i 54 anni senza invece aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno poi i vaccini mRNA e alla sesta invece quello AstraZeneca.
Questo piano ha una valenza nazionale e dunque ogni atto delle singole regioni è diretto ad intervenire sulla materia e può essere valutato dal Ministro della Salute in ragione alla necessità di azioni coordinate ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Questo è quello che riferisce il capo di gabinetto del Ministero della Salute in una lettera inviata al Comitato Tecnico Scientifico in merito al piano della Lombardia, sottolineando poi la necessità di un raccordo tra le iniziative delle regioni con prescrizioni nazionali. Da parte del Ministero ci sarà comunque un esame rapido e costruttivo, perché la linea deve essere seguita in base alle indicazioni del piano nazionale. In relazione alle varianti, invece, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, in un aggiornamento delle FAQ sulle varianti del SARS-CoV-2, scrivono che finora le varianti non sembrano causare sintomi più gravi in nessuna fascia d'età. Si è tenuta ieri la riunione in regione per fare il punto sui vaccini. Da sabato verranno convocati gli anziani di Napoli, Capri e Anacapri, nell'ordine in cui si sono prenotati sulla piattaforma regionale e a cui verranno poi somministrate circa 1.600 dosi di vaccino Moderna a disposizione dell'ASL. Saranno circa 1.000 a Napoli e 600 invece sull'isola. Si proseguirà poi con Moderna e Pfizer, mentre si mette in moto anche la somministrazione delle dosi di AstraZeneca che possono essere inoculate a persone dai 18 ai 55 anni. Verrà quindi chiusa nei prossimi 3 giorni la somministrazione dei vaccini al personale sanitario, concludendo i richiami per circa 6.000 appartenenti al settore, anche grazie ad un prestito di vassoi di vaccini da parte di altre province che hanno già chiuso i propri sanitari. Entro venerdì, quindi, l'ASL Napoli 1 chiuderà la pratica per circa 25.000 sanitari. Al momento, la somministrazione alla popolazione di Napoli si svolgerà alla mostra d'oltremare, in attesa dell'apertura di altri hub come Fagianeria, Capodimonte e Stazione Marittima. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i funzionari antifrode dell'ufficio ADM di Gioia Tauro hanno sequestrato oltre 1.300 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro. La droga è stata individuata in 3 distinte operazioni. La cocaina, di qualità purissima, avrebbe raggiunto le piazze di mezza Europa, Fruttando un introito di circa 260 milioni di euro. La cocaina è stata trovata grazie all'ausilio di sofisticati scanner in dotazione all'Agenzia delle Entrate. La sostanza era stata occultata all'interno di 3 container, 2 di questi carichi di caffè e carne congelata. Questi container erano partiti dal Brasile, mentre il terzo, carico di frutta esotica, era proveniente dall'Ecuador. I dettagli del sequestro però sono ancora oggetto di indagine. Erano pronti per essere venduti in occasione di San Valentino i 3.100 flaconi di profumo contraffatto marchiati con le etichette di note griffe di moda come Dior, Armani, Burberry, Hugo Boss e Creed, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli insieme a ben 115.000 adesivi, anche questi falsificati. 3 persone, uno di Napoli e 2 di Melito di Napoli, sono stati denunciati per ricettazione, contraffazione e violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti commerciali. La vendita del profumo taroccato avrebbe potuto conseguire profitti per oltre 100.000 euro. I baschi verdi del gruppo Pronto Impiego hanno individuato dei box auto trasformati in veri e propri laboratori dove venivano prodotti profumi senza alcuna garanzia dal punto di vista sanitario. I flaconi erano stati confezionati in maniera particolarmente accurata, in modo da poter trarre in inganno anche i consumatori più attenti. Non si esclude però che il loro contenuto avrebbe potuto comportare rilevanti rischi di allergie e danni per la pelle. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, si dice preoccupato dell'aumento dei contagi, soprattutto dopo l'ultimo caso emerso nella platea scolastica dell'infanzia. Ascoltiamo le sue parole. Partita la task force stamattina, purtroppo e con mio immenso dispiacere ci apprestiamo a chiudere le scuole primarie e quelle elementari. Questo perché in alcune classi si è verificato un vero e proprio cluster di diversi bambini che purtroppo hanno preso il virus.
E noi perché chiudiamo le scuole? Proprio per far subito decantare questo virus e finire di fare tutti quegli screening da parte dell'ASL affinché, diciamo, la questione venga subito circoscritta. Sindaco, si vedono tante mascherine lasciate per terra. È un qualcosa veramente di indegno, diciamo, per. Si vedono tante mascherine lasciate per terra e si vedono tantissimi ragazzi che nelle ore serali, in alcune zone della città, vanno a divertirsi, ma senza utilizzare le mascherine. E questo è un altro dato di fatto gravissimo che ho notato nell'ultimo fine settimana. E anche questa situazione la stiamo monitorando attentamente. E stiamo verificando la possibilità di ulteriori chiusure delle zone della Movida nella nostra città, perché onestamente io mi sono scocciato di vedere queste cose. Nuovo aggiornamento della curva pandemica affidato, come di consueto, all'ASL di Caserta. Il più recente bollettino di martedì 9 febbraio evidenzia la presenza di 111 nuovi positivi, cui si aggiungono 131 guariti. Dopo 2 giorni consecutivi senza vittime, sono 4 invece i deceduti nelle ultime 24 ore. I test processati sono stati 1.416 per un tasso di incidenza che scende di molto rispetto al 13,3% di ieri, arrivando quindi al 7,8%. Salita importante invece dei contagiati a Caserta, che diventa il primo comune per numero di casi attivi, con 223 casi, superando Maddaloni che scende invece a 206. Lieve discesa anche a San Felice a Cancello, che fa registrare 172 positivi. Per contenere il rischio epidemiologico in un periodo particolarmente delicato come quello di Carnevale, il sindaco di Mondragone, Virginio Pacifico, ha pubblicato l'ordinanza numero 3, contenente le seguenti disposizioni. Sarà vietata l'uscita senza presenza di un familiare ai minori di 18 anni in tutto l'arco della giornata, dal 16 al 18 febbraio. Seguirà poi il divieto di vendita di bombolette e spray. Il divieto di vendita anche da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 16 alle 5 dall'11 fino al 16 febbraio. Seguirà poi il divieto di stazionamento davanti alle attività commerciali e di somministrazione di bevande e alimenti dall'11 al 16 febbraio e infine il divieto di occupazione di suolo pubblico per somministrazione di bevande ed alimenti sempre dall'11 al 16 febbraio, esclusivamente però nella zona di mare o in quella ricompresa nell'attuale ZTL. Concludiamo con lo sport. Il Napoli è impegnato questa sera a Bergamo nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell'andata e Gattuso lancia il tridente Lozano-Osimhen Insigne. A centrocampo Demme, Bakayoko con Isai e Rui esterni. Difesa a 3 davanti ad Ospina formata da Di Lorenzo, Rahmani e Maksimovic. Nella dea spazio Iličić e Zapata e uno tra Pessina e Miranchuk. Agli azzurri basterebbe anche un pareggio con gol per procedere alla finale e raggiungere la Juventus, che ha infatti eliminato l'Inter. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buona serata. Arrivederci.